Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Cosa ti è rimasto di più bello della mountain bike, che quando ci pensi con la mountain bike? Ma è la bicicletta, sai, la mountain bike soprattutto è... ti senti libero, per cui ho avuto la fortuna anche di girare tutto il mondo con la mountain bike, per cui è stata una bellissima esperienza, però il contatto con la natura è quello che mi affascina di più, insomma, sentirsi liberi e trasmettere la mia passione, insomma, ai giovani, ecco, stare all'aria aperta. Allora Paola, tu sei partita con sci da fondo, che è uno sport individuale. Hai fatto la mountain bike, che è uno sport individuale, perché si corre per se stessi, quindi tante volte a me quando mi chiedevano ma con i compagni di squadra, e quando lo prendi, che lo passi, dici dai mai vai, lo stacchi, non è che lo aspetti. Però insegni a stare in gruppo, a stare in squadra, diciamo, ai ragazzi, a crescere insieme. Sì, bisogna, perché insomma la mountain bike si sa, in gara insomma è individuale, c'è sì rivalità, per cui però dopo fuori si è tutti insieme, si cerca di fare gruppo, insomma non è come su strada, che su strada insomma invece richiede la squadra per la gara, hai bisogno appunto di... Cioè la squadra in gara è un po' singoli fuori? È un po' singoli fuori, perché non si guardano molto bene. Quando ho fatto quelle poche gare che ho fatto io su strada, insomma anche negli alberghi, negli hotel, c'era un po' di rivalità, non si guardavano, non bisognava parlarci assieme. Il contrario nella mountain bike invece, ci si cerca dopo la gara, ci si sta assieme. Infatti anche con Samuele Porro, l'ultima puntata che avevamo fatto con Samuele, dicevo ma perché? Per far capire anche di voi, perché io lo so, perché sono arrivato dalla strada alla mountain bike e non avrei mai fatto più cambio, perché dicevo perché piace di più la mountain bike anche a chi corre Pidcock, Van Der Poel, perché c'è una differenza di stipendi, di soldi. Però i grandi campioni nella mountain bike trovano qualcosa di diverso, che è forse, che è forse quello che si ha quando si è bambini, si è ragazzini, cioè come abbiamo visto adesso, di divertirsi. Perché è divertimento la mountain bike, capito? I bambini iniziano, hanno sempre da piccolini, la prima bici che hanno è una mountain bike. Poi facendo questi corsi alle scuole di mountain bike, poi cambia anche il tipo di terreno, per cui è divertente. Su strada magari è più noioso, capito? Perché chilometri, ore e ore e ore lì sull'asfalto, diventa più pesante. Allora anche i Van Der Poel, capito? Che hanno iniziato magari anche con la mountain bike, appena possono, vedi che staccano e vanno a farsi, perché staccano proprio la mente e si divertono e allo stesso tempo alternano e poi riprendono, che sono ancora più forti. E poi lo vediamo anche nella guida, la guida fa differenza, perché Van Der Poel, io faccio un piccolo esempio che ho visto nel Giro d'Italia, in una tappa aveva perso, era uscito un po' largo in una curva, ha avuto una freddezza, un controllo che pochi hanno, e questo lo impari proprio con le tecniche e tutto. Con la mountain bike, il ciclocross anche soprattutto. Perché ti capitano mille volte In una gara su strada mai ti capita una volta, e quando capita maggior parte ti pinzano, come si suol dire, e decollano. Invece lui ha avuto veramente una freddezza bestiale, e quindi è importante fare tecnica, è importante fare la multidisciplina. Multidisciplina, che ragazzi, multidisciplina è nata negli anni 90, perché noi negli anni 90 a Paola faceva già multidisciplina, io facevo già multidisciplina, perché facevamo mountain bike, facevamo strada, quindi si faceva cross qualche volta, quindi un po' di tutto, la pista io l'ho fatta anche a pista, Sì, è vero che è difficile, perché tanti dicono ma le biciclette, però avrebbe organizzato magari con le varie società, che la società che fa mountain bike, la società che fa strada, magari fare dei gemellaggi, prestarsi magari a trovare una ditta magari che metta a disposizione delle biciclette a volere si trova, fare questi scambi, perché è molto importante. Quindi multidisciplina
vecchia. Sì. Adesso chi esce adesso, quando sento dire multidisciplinare dico, ragazzi, ma 25 perché anni fa c'era già. Il problema è che tanti magari non fanno perché hanno paura della società di portare via i ragazzini, ma invece no, perché il ragazzino deve magari inizia con la mountain bike, magari inizia su strada, magari passa la mountain bike. Sì, è vero che magari si appassiona anche la mountain bike, però se tu fai anche mountain bike, dopo fatta mountain bike puoi andare anche su strada, puoi andare in pista, perché proprio la base è la mountain bike. E poi diciamo una cosa, Bernal ha vinto Tour de France, sì, Giro d'Italia, arriva dalla mountain bike. Certo. Pidcock che va forte, arriva al cross, mountain bike, campione olimpionico, campione del mondo di ciclocross, vince le classiche su strada. Quindi anche la mountain bike deve essere un inizio per, sì, i ragazzi, per appassionarsi, certo, alla bici, e poi fa scegliere. Certo, poi puoi fare quello che vuoi, perché anche Cadel Evans arriva da mountain Cadel bike. Cadel Evans. Guy Martin, se c'è solo anche il figlio che corre su strada. E Isidal che ha vinto il Giro d'Italia, Isidal, sì, arriva da mountain bike. E Cioni che anche adesso però fa anche il direttore sportivo. È un manager, un sì, manager, il direttore sportivo della Ineos. Ha molti sbocchi, per cui... Certo, ti ha sicuramente più... più idee anche, di perché ha fatto tutte e due le esperienze, tutto, quindi poi sono tanti veramente, anche Fuglsang, sì, arriva da mountain bike, Sagan, sì, Sagan. Ragazzi, hanno vinto i mondiali, hanno vinto, sì, junior, under, tanto, sì, se vinci mountain bike anche da junior vuol dire che sei un po' più di Sagan si è trasformato in un uomo da classiche anche veloce. Ma Sagan è un po' più di uno veloce, perché sì, uno che vince mountain bike anche da giovane, dopo fa una scelta magari, sì, di specialità, diciamo, perché o fai lo scalatore o fai, sì, certo, o fai il velocista. Certo. Perché su ciclismo su strada, se sei una via di mezzo, non sei né carne né pesce, come no, dicono. No, dopo ti devi. E quindi ti devi adeguare. Lui ha scelto un po' più il velocista, diciamo, è una classica. Però mountain bike serve tantissimo per arrivare, sì, alti livelli, e non implica è un po' forse la mentalità da svecchiare della strada, esatto, dei tecnici, sì, bravo, più che dei ragazzi, dei vecchi. Sì. Perché i giovani adesso che entrano magari hanno un'altra mentalità e quindi vedono le due cose, sì. Oggi hanno iniziato, hanno fatto la gincana i ragazzi, sì, così poi se si riesce fanno un altro po' di... Sì, la giornata era così, la prima parte viene fatta sulla tecnica, sulla base, perché valutiamo un po' come sono arrivati ieri, quindi dobbiamo valutare come vanno i ragazzi. E poi c'è una pausa, merenda, dopo si riprende, allora lì dopo o si porta nel bike park nel boschetto, oppure abbiamo questo bike park alle spalle, molto bello, con il nastro, che salgono sul nastro, portano su e poi hanno due percorsi da venire giù e imparano intanto la guida. Andiamo a vedere allora le altre, la giornata, comunque seguiteci, mi raccomando, con Paola Pezzo, e continua la nostra puntata. Ciao! Continua la nostra puntata, qui siamo in questo bike park, qui con me innanzitutto ex compagno di squadra, perché io corso con lui perché di tanti anni da professionista, Paolo Rosa. Ciao Paolo. Ciao.
Allora, ci ritroviamo qua in mezzo alla mountain bike. Mountain bike è stata, dopo la tua carriera, grande carriera da corridore su strada, è stata però importante perché sei stato uno anche tu dei pionieri proprio con la mountain bike, uno dei primi. Diciamo che nell'87 ho cominciato la nuova avventura con la mountain bike. Abbiamo corso nel 90 e nel 90 ci siamo trovati in squadra assieme, era Gis Benotto, e dopo da lì ho iniziato la mia carriera da fuoristrada. Nel 91 sono arrivato quinto ai mondiali di downhill e poi via, poi ho trovato la Paola e da lì ho cominciato, insomma. La mountain bike mi è sempre rimasta nel cuore, mi sarebbe sempre piaciuto fare il commissario tecnico, però non ho mai avuto l'occasione di poter entrare in un certo giro. Lo dico io, lui commissario tecnico alla fine l'ha fatto, perché sì, l'ha fatto con Paola, portandola a grandi successi, perché ho sempre detto che sia stato un punto importante nell'insegnargli il mestiere, le tecniche, fare da professionista, cioè tutta la tua esperienza gliel'hai trasmessa, insegnata, e lei è stata bravissima a imparare e a trasformarla poi sul campo, e poi col suo motore, come dico, col suo motore è diventata la più grande della mountain bike. Sì, diciamo di sì, che quando sono arrivato io, essendo anche uno che faceva molto cross, sapevo un po' gestire tutta la situazione. Lei è stata brava perché giustamente il motore era suo. Io gli ho insegnato la tecnica, come lui insegna ancora tuttora la tecnica ai ragazzini, e questo mi piace. Mi piace perché alla fine sono sempre dentro nelle ruote grasse. E ti dico, dopo tutto il resto sto lavorando ancora con qualche ragazzino al mountain bike e via, insomma, tutto via. Poi Paolo, si parla di multidisciplina. La multidisciplina l'hai fatta con motocross, a fare il velocista, pista, mountain bike, downhill, cross country, perché poi Steyr, quindi vado tutto. Ne parlano oggi di multidisciplina, forse è un termine che noi abbiamo usato anni fa, sì, perché sì, parliamo sì, di 30 anni fa, e c'era già l'insegnamento, e comunque si è vista la differenza di chi faceva un po' di tutto e soprattutto ci si divertiva anche. Esatto, e soprattutto quello, il divertimento, perché oggi come oggi questi ragazzi si devono divertire, però quando si parla di multidisciplina il problema oggi esiste ancora con le vecchie società da strada, che non riescono ancora a capire come oggi bisogna insegnare a questi ragazzini tutte le discipline. Perché noi facciamo, cioè quelli del mountain bike fanno un po' fatica a entrare sulla strada perché entrano subito da piccoli e continuano. Non abbiamo delle società che supportano questi ragazzini e viceversa dall'altra parte. Però la strada hanno sempre paura che glieli porti via perché qua si divertono. Che è una mentalità sbagliatissima, guarda, perché parlavamo prima anche con Paola, Bernal, Sagan, esatto, Fuglsang, qualche due viene in mente, Pidcock, Van der Poel, ragazzi, sono grandi campioni che si divertono con la mountain bike, vincono su strada, e io credo che sono da traino per gli appassionati, esatto, per i tifosi. Esatto. Sì, no, ma noi parliamo di questi grandi nomi, ma ce ne sono tanti altri che sono dei buoni gregari, certo, e magari vanno bene anche nel ciclocross. Cioè, abbiamo parlato dei vincenti, ma c'è Esita al Vinto Giro d'Italia. Vinto Giro d'Italia è tuo, quindi esatto, svecchiamo il ciclismo su strada, i tecnici, perché io dico bisogna lavorare sui tecnici. Esatto, secondo me sì, oggi come oggi sì, bisogna avere pazienza, creare dei centri proprio dove si portano questi ragazzi. Io seguo tutto, perché seguo anche la strada, seguo gli juniores, vado a vedere le gare quando ho tempo, vado a vedere le gare, poi ho cresciuto i miei figli su tutte e due le discipline, perciò so come si comporta e so quali sono le problematiche dei vari settori. E la strada è quella che oggi ne sta pagando un po' di più, perché non c'è quella mentalità. E l'altra cosa che non c'è un ricambio di tecnici giovani, perciò il vecchio appassionato non ha trasmesso ai giovani quello che passa il testimone. Esatto, passa il testimone. Dopo gli dico la cosa, va in senso. Dopo,
parliamo di fenomeni, in Italia non ce ne sono. Dobbiamo Matteo! Di lavorare, Matteo, di farli crescere. Matteo, Chiesa! Abbiamo pulito. Poi Paolo, una delle cose che diciamo, tante volte uno pensa che le dice tanto per dire, diciamo, si devono divertire. Esatto. Ma è una delle basi e anche uno dei segreti forse perché determinati campioni che guadagnano tantissimo su strada, esatto, però vogliono fare mountain bike. Sì, ma esatto, ma questo succede. Allora, nella strada oggi c'è questa mentalità del risultato, ma perché c'è il risultato? Anche negli juniors c'è il risultato perché le società stanno andando giù e con ciò l'appassionato cosa porta? L'appassionato porta che se io faccio una sponsorizzazione voglio anche ricevere un qualcosa e quando certo vado al bar voglio sentirmi importante della mia squadra e questo purtroppo è anche un pochettino lo sbaglio perché se la squadra non vince vedi subito i musoni e subito vanno a... E invece bisogna avere un'altra mentalità. Avere un'altra mentalità, lasciargli crescere, sì, ecco, insegnargli. Me ne sto accorgendo adesso che sono passato in una squadra Continental con questi ragazzi, io non so, non hanno insegnato niente. Mi mancano le basi. Perché sono Continental. Certo. Passano professionisti. Mancano delle basi, ma sono le basi semplici. La tecnica, ma no, ma anche semplici. Del professionista. Del professionista. Hai capito? Sì. Portarli già a questo. Certo. È inutile che uno abbia il dietologo adesso quando magari gli manca tutta l'esperienza della bici, non è capace di guidare la bici, non è capace di curare il mezzo, non è capace di gestirsi una gara col freddo, non è capace di gestirsi in corsa a mangiare, tutte queste cose gli mancano. Certo. E io me ne sono accorto proprio adesso. Diciamo, la stagione non è partita benissimo perché tu facevi parte della Katiuscia, giusto? No, Gaspro. La Gaspro, scusate, figlia della... Esatto, sì. Sempre della squadra russa che è stata bloccata a causa della guerra, purtroppo, queste cose qua. Però adesso hai trovato la squadra, sei ripartito con la squadra Continental, hai detto, giusto? Esatto, sì. Sono partito, praticamente abbiamo chiuso a aprile abbiamo chiuso e... Io stato durante il Giro d'Italia, che ho fatto il Giro d'Italia come motostaffetta, durante il Giro d'Italia mi hanno chiamato se volevo gestire questa squadra. Che è là? Da General Store di Verona. E da lì ho detto sì, adesso ci provo fino a fine anno, se mi piace. Se lo faccio come dicevi tu, che mi diverte, bene, se no... Se puoi lavorare. Se posso lavorare, ma mi devo anche divertire. Certo. Dato che i giovani mi piacciono, adesso ho trovato un ambiente abbastanza buono, insomma. Bene, per questo. Dopo vediamo i risultati, una nuova bacchetta magica. I risultati li abbiamo avuti, perché a Giro d'Italia abbiamo fatto un secondo, un terzo, due undicesimi e abbiamo portato 5 ragazzi alla riva. E quindi ragazzi, l'esperienza conta. Esatto, secondo me sì. Allora Paolo, andiamo avanti nella nostra giornata, io vi seguo. Così vedo quei ragazzi, ci si diverte. Ci diverte un po'. Okay. Grazie. Nuova Mazda CX-30. Upgrade your life. Nuova Mazda CX-30, anche ibrida. Scoprila negli showroom Mazda. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.
Bene, amici di Bike Show, siamo arrivati allora alla conclusione di questa giornata, sì, con Paola, grandissima. Paola, intanto abbiamo visto i ragazzini che si sono divertiti, prima pioveva, poi però anche con la pioggia non si sono tirati indietro. No, questo è il bello, perché insomma ragazzini che li vedi che hanno voglia di imparare, di apprendere, e devo dire che è bello insomma lavorare con loro, perché si divertono e vogliono, ti chiedono anche tante cose, per cui è bello stare con loro. Siamo riusciti a fare una bellissima giornata, anche con un po' di pioggerella, però devo dire che tutto sommato è andata molto bene, e devo dire che da questa età che si apprende veramente la tecnica giusta per la mountain bike. Ma anche la mentalità, proprio quello che dicevamo, che si devono divertire, la pioggia, proprio non c'è stato nessuno che ha detto piove, per dire, si sono divertiti, si sono messi a girare, a fare quello che gli chiedavate, di gincane, per dire, di tecnica, quindi diciamo sempre divertitevi, è la base veramente della passione. Sì, soprattutto questa età qua devono fare solo quello, solo divertirsi imparando la tecnica, ma divertendosi, perché poi insomma tra di loro ci sarà magari sicuramente qualche campione, ma lì se ne parla più avanti, di pedalare poi ce n'è che si stancheranno, per cui adesso devono solo divertirsi e stare bene insieme, e che sia un gioco per loro. Bene, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata, noi ti ringraziamo Paola, grazie mille intanto. Grazie a voi. Io però una promessa gliela voglio strappare, Paola. Una puntata di mountain bike in giro noi ancora ce la facciamo? Possiamo fare, ma mountain bike o e bike? Mi sa che è bike, mi sa. Allora se mi fai fare salite e bike, perché ragazzi, te mountain bike o io? No, è bike, sei salita come dici te, bike. Ragazzi, bisogna dire, diciamo, se ci si vuole divertire adesso, le fatiche ne abbiamo fatte abbastanza prima. Sì, ne abbiamo fatte tante, adesso bisogna anche divertirsi, perché queste bici ti danno proprio la possibilità di divertirti, dai, almeno riesci anche a affrontare una salita più lunga, che non sei più allenato, però almeno dopo ti e godersi il paesaggio, il territorio. Sì. Bene, esatto. Allora ringraziamo Paola Pezzo, grazie Paola, grazie. Ringraziamo anche Paolo Rosola e tutto lo staff, tutti i bambini che sono stati veramente simpatici, sono divertiti e molto protagonisti, visto che già sì, le telecamere gli piace, quindi. Sì. Bene, l'appuntamento è sempre con noi, con il Bike Show, con i campioni, con la mountain bike, col ciclismo a 360 gradi. Grazie Paola. Grazie. Ciao, alla prossima. Adesso è Talk Show.